Bentrovati su LDF con la rubrica Fai come credi e bentrovato al mio compagno di avventura, padre Riccardo. Ciao Ciao, Antonella, siamo giunti alla seconda puntata dopo il successone della prima puntata. grande Benedetto e Claudio che erano qui Ecco, ospiti con noi. questo spazio di oggi è dedicato ad un altro tema. Parleremo di vocazione e discernimento vocazionale. Cosa si intende per vocazione? Allora, vocazione, stai parlando con un sacerdote, allora evidentemente noi facciamo riferimento a Dio. Vocazione è la chiamata che fa Dio a ognuno di noi. Ogni persona è chiamata da Dio a un ruolo specifico, a una missione specifica nella terra e ognuno di noi sta a scoprirlo. Ecco perché preghiamo ed ecco perché facciamo discernimento. Cioè, discernere vuol dire cercare di capire dentro noi stessi, dentro il nostro cuore. Che cosa? Qual è la voce di Dio? Dentro il nostro cuore abbiamo varie voci. Sentiamo la voce di noi stessi, delle nostre sensazioni, le nostre emozioni, le nostre passioni, ascoltiamo una musica che ci piace, vediamo una persona che ci interessa e sentiamo che dentro si muove qualcosa. E però anche ci sono delle cose che sentiamo nel cuore e che però non sono buone. Vediamo una persona che lascia il portafoglio sul tavolo e ci viene da prenderlo. E allora in quel momento sentiamo però che è una voce che non è la nostra, che ci spinge ma che non è quella giusta. E poi abbiamo anche una voce che ci dice quali sono le cose importanti da fare nella vita. E quello lì dice, non è semplice da vederlo tutti i giorni. Ecco perché bisogna fare un discernimento. E questa è la vocazione anche sì. Come stile di vita, come stato di vita che uno dovrà prendere, no? Come via della sua vita, appunto, si fa con un discernimento. Oggi abbiamo due ospiti, una giovane mamma, Antonella, Ciao. e una giovane consacrata, Buongiorno a tutti. Agata. Ciao. Adesso tra un po' parleremo della loro esperienza, però che ne dici di ascoltare un po' di musica? Dai, ascoltiamo un bel brano. Dai, l'hai scelta tu. L'ho scelto io. È una mia compaesana, Chiara Galeazzo, Due respiri. Vai. Ecco, questo è il primo blocco.